Buongiorno da Bob Gas, oggi vi porto a Vitigliano. Vitigliano di origine senza dubbio etrusca. Vi succedettero prima i Romani e successivamente i Longobardi. Dal IX secolo a.C. la vita politica di questo paese fu strettamente legata a Sovana, sede principale della famiglia Aldobrandeschi. Vitigliano è anche conosciuta come la piccola Gerusalemme d'Italia, per via di una comunità ebraica che vi arrivò nel XV secolo e che, nonostante emigrazioni verso Firenze e Livorno, si mantiene. L'importanza di Vitigliano divenne sempre più importante nel 1293, con il matrimonio tra Romano Orsini ed Anastasia, figlia di Margherita Aldobrandeschi e Guido di Montfort. Il 26 maggio 1546 Vitigliano fu teatro di un duello che all'epoca dei fatti fece grande clamore. Si sfidarono due noti capitani, Giovanni Taddei, nobile fiorentino, ed Ascanio della Corogna, signore di Castiglion del Lago. Per l'occasione giunsero a Vitigliano più di 3.000 cavalieri ed esponenti delle nobiltà.